Ciao, benvenuta o benvenuto a questo nuovo video tutorial dove vediamo come togliere le notifiche delle due spunte blu su WhatsApp. Io sono Michele De Capitani, mi occupo di digital marketing e del mondo digitale in linea generale e faccio questi video tutorial per aiutare le persone ad utilizzare meglio questi di dispositivi e queste tecnologie per poter migliorare la propria vita e soprattutto il proprio lavoro. Quindi, se vuoi seguire i miei video tutorial, metti un pollicione in su e iscriviti al mio canale, che così almeno ogni volta che pubblico un video tutorial simile a questo potrai ricevere appunto una notifica. E mi raccomando, segna anche la campanellina. Ok, andiamo subito a vedere come togliere e attivare le spunte blu. Perché dovremmo farlo? Se non vogliamo che le persone vedano appunto le spunte blu quando noi leggiamo i loro messaggi, semplicemente possiamo decidere se lasciare le due spunte come le vediamo qui, quindi non blu ma semplicemente grigie, oppure quando ci sono le due spunte blu vuol dire che abbiamo letto il messaggio e arriva quindi al destinatario, un po' come queste due adesso sono blu perché io ho questa funzionalità attivata. Come si gestisce sia da WhatsApp web, e in questo caso sono appunto e lo stiamo vedendo su WhatsApp web, andiamo sulle impostazioni, quindi tre pallini, impostazioni, privacy e troviamo conferme di lettura. Se l'opzione è disattivata, non potrai inviare o ricevere le conferme di lettura. Le conferme vengono sempre inviate per le chat di gruppo e quindi questo, togliendo questa spunta, non riceveremo più e non daremo più la, no, la possibilità di vedere se abbiamo letto oppure no il nostro messaggio. Ok, questo così, tornando indietro, adesso il nostro WhatsApp non mostrerà più le spunte blu. L'altra, adesso vabbè, io lo riattivo perché ovviamente a me interessa vedere le notifiche e dare la possibilità anche alle persone di vedere che io ho letto il messaggio perché, se lo leggono dopo, magari no, se lo leggo e magari dopo non gli rispondo, sanno che l'ho letto e quindi magari mi richiedono ancora una risposta. Come possiamo farlo sul nostro dispositivo mobile? Stessa cosa, impostazioni. Andiamo all'interno del nostro privacy e poi dopo clicchiamo su conferme di lettura. Come vedi, se disattivi le conferme di lettura, non potrai vedere le conferme di lettura delle altre persone. Le conferme di lettura vengono sempre inviate per le chat di gruppo. È la stessa dicitura che abbiamo letto prima. Quindi togliamo le conferme di lettura e in questo modo noi non possiamo dare la possibilità agli altri di vedere quando noi leggiamo il messaggio. Ovviamente io le riattivo, rientro in privacy, le riattivo perché a me interessano, invece interessa avere queste spunte blu. Bene, se il video ti è piaciuto, spero che ti sia stato utile. Innanzitutto, se il video ti è piaciuto, metti un pollicione in su, iscriviti al mio canale e anzi nei commenti scrivimi su quale tipologie di argomenti o cose che magari non riesci a fare oppure vorresti imparare a fare i prossimi video tutorial. Quindi non mi resta altro che salutarti e ci vediamo al prossimo video. Grazie e a presto.